Allora, anch'io ho il massimo rispetto del dottor Giarrusso e delle sue idee, delle sue deduzioni. A differenza mia, lui per dedurre è dovuto andare molto indietro, cioè è andato alle radici di un sistema indietro di 10-15 anni e ha evocato addirittura Formigoni. Di questo passo evochiamo Don Berzé e tutto il resto. Sono tutte cose, come dire, che io peraltro non disconosco perché sono onoratissimo di lavorare nella regione più attrezzata dal punto di vista sanitario. Indubbiamente possono essere, sono stati commessi degli errori di ordine tecnico, io non ne ho contezza, quindi non ne vorrei parlare, però di base va detto, siccome il dottor Giarrusso lo ha ricordato, che è vero che probabilmente all'inizio c'era un po' di disorientamento sul chiudere o non chiudere, ma siamo stata la prima regione occidentale dopo la Cina ad essere investita da uno tsunami e non credo che sia utile fare paragoni con Roma o con l'Atalanta. Siamo in una situazione in cui, lo sappiamo perfettamente, all'aeroporto di Orio Asello convergono moltitudini di popolazioni che sono arrivate all'aeroporto proprio perché erano state interrotte le tratte dirette dalla Cina e questo probabilmente col senno di poi potrebbe anche essere un problema. Insomma, piantiamola di adesso evocare il problema delle RSA lombarde, che è un problema che non mi compete, che chi dovrà verificare verificherà, ma se parliamo del sistema, non solo dell'ospitalità, ma anche dell'organizzazione tra l'unità di crisi della regione e gli ospedali principali dell'area metropolitana, io sono fiero ed orgoglioso di aver dato un contributo e mi aspetto delle scuse da chi attacca senza sapere e soprattutto i ringraziamenti da coloro che abbiamo e continuiamo a proteggere. Allora, devo Altro che andare Roma. a... è chiarissimo, professor Sembrava Zangrillo. partita, Voglio andare sembra che quella partita sia un stata un attimo po' solo fragile Giarrusso che in mi queste chiede la linea, società. mi illustri.